Cari amici di Smart Video Photography, un intro all'aperto, perché? Perché ci sono troppi rumori in studio e non si può fare. Questo per introdurre un nuovo videoblog che abbiamo curato io e Luca Cevasco su Genova. Prima di scoprire cos'è, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale e azionare la campanella se volete ricevere le notifiche di nuovi video che posteremo in futuro. Il videoblog in questione si parla del castello d'Albertis, che è praticamente quasi vicino a casa mia, un castello bellissimo dove troveremo tanti begli angolini, vedremo ovviamente il mare e vedremo anche all'interno un bistrò dove si può anche fare una bella colazione e mangiare qualcosa. Quindi un bel castello dove passare ovviamente le ore durante la domenica pomeriggio all'aria aperta e immersi nella natura. Un bellissimo posto, a me piace tantissimo, quindi ho coinvolto Luca a dire due parole, ma è stato bravissimo, su questo castello. Quindi, detto questo, passo la linea immediatamente a Luca Cevasco. E allora grazie Gennaro per l'introduzione, benvenuti a una nuova emozionante puntata di Genova sconosciuta, sconosciuta ai più, anche se qui in realtà siamo in un luogo che ai genovesi, come vedete anche alle nostre spalle, è molto conosciuto, siamo tra l'altro in orario di visita. Allora, siamo nel bastione d'ingresso del Castello d'Albertis, il mitico e storico Castello d'Albertis, che ha ospitato nell'antichità il grande Enrico Alberto d'Albertis, che lo abitò fino alla fine dell'Ottocento e fino all'inizio degli anni 30. Nel 1932 lo cedette, lo donò alla città di Genova, infatti adesso Genova, che tra l'altro questo, magari per chi non conosce giusto il luogo, questo è Corso Dogali e qui siamo praticamente nella zona di Castelletto, sulle alture genovesi, ma siamo anche allo stesso tempo a poco di più di 5 minuti di macchina dal centro, quindi siamo anche in una zona strategica. Genova, l'abbiamo detto, è bella per questo, perché ospita luoghi meravigliosi a due passi dal mare, c'è il mare, la montagna, la collina, quella che forse, se forse il mio collega esimio dottor Gennaro la inquadra, è una parte della collina del Righi, l'inizio, dove noi genovesi da giovani andavamo a passare delle belle nottate, ma dove tuttora si va a passare delle belle giornate, si va a correre, si va insomma a passare appunto una bella giornata in compagnia. Ma noi stiamo entrando nel Castello d'Albertis e chiediamo al suo padrone di casa, di cui probabilmente ci sarà il fantasma, il signor Enrico Alberto d'Albertis, se possiamo entrare. Ora gli chiederemo permesso, ma forse noi entreremo lo stesso. Siamo nei primi metri del Castello d'Albertis, Genova, Corso Dogali, Corso Firenze, insomma, comunque se venite da turisti a Genova lo vedete, insomma, o lo vedete, perché si vede anche dall'alto, tra l'altro vedete un torrione che domina la città di Genova. Allora, che dire, noi la viviamo da turisti un po' come voi, quindi evitiamo troppe note biografiche, se non le essenziali, perché per quello ci sono le guide, c'è Alberto Angela, ci sono i colleghi più importanti. Noi siamo come voi dei turisti che vanno alla scoperta dei luoghi genovesi. Intanto qui siamo, vedete, questi sono i merli del castello, famosi, insomma, ci si difendeva comunque anche dagli attacchi dei nemici, anche questo serviva. Questa, vedete, forse è un'antenna d'epoca, chissà se fino all'Ottocento c'erano le televisioni, secondo me c'era già Canale 5, perché Silvio c'era già, secondo me. E vedete un panorama, beh, questo è uno scorcio della Genova, diciamo, come dire, della Genova Angiporto, ma quella un pochino più a collina. Vedete dei palazzi in ristrutturazione, insomma, questo è un palazzo invece veramente antico, eccolo qui, guardate, qui sotto vedete delle case gentilizie, insomma. Vabbè, questo è un piccolo scorcio, come vedete siamo anche abbastanza in alto, pochi metri, insomma, poche centinaia di metri, ma questa è la zona collinare di Genova che merita comunque di essere vista, perché, come ripeto sempre, dal mare alla collina, in questo caso, in 5-10 minuti in macchina, mezz'ora se avete una domenica o un giorno per passeggiare, ci arrivate tranquillamente. Castello d'Albertis, tanto vedremo se incontreremo il nostro amico Enrico Alberto d'Albertis, il padrone di casa, chiederemo se ci darà un tè, un qualcosa da bere, insomma, vedremo. Andiamo avanti, grazie Gennaro.
Ed eccoci qui nel continuare la nostra avventura nell'emozionante viaggio della Genova nascosta o seminascosta, anche perché il castello d'Albertis i genovesi lo conoscono, ma non tutti forse vi sono entrati, anche perché il nostro amico Enrico Alberto d'Albertis chissà se gradisce, dice che non gradisce troppe visite. Ripeto, è vissuto qui tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, nel 1932 poi cedette, o meglio regalò questo castello a Genova. Vedete la maestosità dei torrioni della fiancata, come si può dire, insomma. Vedete, molto, cioè, molto antichi questi tubi che portano il gas, probabilmente. Anche il buon Enrico Alberto d'Albertis si deve essere modernizzato, perché il suo fantasma è qui, anche i fantasmi del resto devono d'inverno acclimatarsi, d'estate aria condizionata, anche se qualcuno ha detto che aria condizionata o pace, speriamo di averle entrambe. Insomma, noi quando stiamo girando questa puntata è del 1986, chissà cosa succederà nel 2022. Va bene, direi che possiamo proseguire, caro Gennaro. Intanto vedete il castello, noi siamo già praticamente, c'è già un'aria strana in realtà, un'aria un po' bella ma misteriosa. Ed eccoci qua sotto la sua maestosità, domina Genova il castello d'Albertis, che prende il nome, ripeto, dal suo proprietario, l'architetto Enrico Maria d'Albertis, che ancora lo abita, e ci sono le prove, cioè lo abita il suo fantasma. Castello neogotico, se volete trovare la posizione esatta, questa è la collina di Monte Galletto, nel quartiere di Castelletto, che fa anche rima. Siamo, in realtà mi dicono i ben informati, siamo informati con Google Maps, siamo in Corso Dogali, quindi se dovete venire da altre città, siamo in realtà nell'intersezione tra Corso Firenze e Corso Dogali, ma Corso Dogali è l'indirizzo esatto di questo meraviglioso castello neogotico, che tra l'altro ospita il Museo dei Mestieri del Mondo, che è un museo bellissimo che tra le altre cose ad oggi ospita anche eventi importanti. Non soltanto, ma questo, diciamo, castello, perché è un castello, ospita anche, o meglio, è location, come dicono quelli bravi, di film, di produzioni cinematografiche, del resto produzioni medievali, produzioni anche leggermente indietro nel tempo, queste in questo castello trovano la loro collocazione giusta. Chiaramente, ripeto, noi non siamo dei divulgatori scientifici, per quello abbiamo colleghi molto più bravi e blasonati di noi, ma noi siamo dei semplici turisti che vi danno due informazioni di qua e di là. E allora, che dire, questo è l'ingresso, vedete il portale d'ingresso, noi adesso lo attraverseremo e non sappiamo in realtà che cosa ci aspetta, vedremo. Dimenticavamo un particolare, dimenticavamo che a guardia di questo castello non bastasse il fantasma del buon Enrico Alberto d'Albertis, ci sono due leoni come quelli veneziani, ma forse un po' più gentili. Ora qualche bambino ci sale sopra, io evito per motivi anche di, insomma, credo che il fantasma non gradisca, però vedete, quindi insomma, è ben protetto e non si sa mai che arrivassero degli ospiti indesiderati. Stiamo attraversando il portale, eppure io sento una presenza a sinistra che mi segue. Ma io l'avverto. Allora, vedete, non so se riuscite a vederli, dei murales sicuramente di epoca ottocentesca, perché questi sono evidentemente, vedete, insomma, anche queste, non so come definirle, perché appunto io non sono uno storico, ma secondo voi sono veramente di epoca ottocentesca o chi lo sa, vedremo. Io intanto sento la mia presenza, però è una presenza buona. Secondo me i leoni li abbiamo passati, il famoso portale che forse ci porterà indietro nel tempo, chissà, l'abbiamo passato, qui ci sono delle bellissime piante di, credo siano glicini o roba del genere, e nulla, noi adesso proseguiamo perché il castello d'Albertis ci aspetta, ora ci siamo dentro in realtà, ma qualcosa di più secondo me scopriremo. Ecco, guardate i torrioni di qua. Anche qui vedete, abbiamo lo stesso più o meno panorama di prima, qui si vede, forse si vede un po' più il porto di Genova, quindi dal mare oggi arrivano meno, diciamo, oggi arrivano un sacco di turisti, c'è un sacco di mercato, un sacco di commercio, si sta riprendendo, insomma. Anni fa il mare era foriero anche di attacchi appunto da parte di ospiti indesiderati, per quello i leoni, per quello forse il fantasma, per quello insomma molti, i castelli erano fatti così, erano fatti per questo, erano anche fatti per
difendersi dagli attacchi dei nemici. Dalla Torre Maggiore si scorge Genova tutta, affascinante come odalisca addormentata. Il castello d'Alberti, eccolo lì, fatto edificare dal già sopracitato, ma è suo perché lui era un architetto e lo ha fatto, era un capitano di mare, quindi vedete che il mare ritorna. Il capitano o architetto Enrico Alberto d'Albertis lo fece edificare nel 1886, quindi è anche un castello relativamente giovane, si vede, perché non porta così avanzati i segni del tempo, insomma. Quindi stiamo arrivando alla Torre Maggiore, vedete, questa è quella che si vede anche dalla città, questa torre, se voi passate anche da in alcuni luoghi del centro città la vedete, o anche della periferia vicina, da San Pietro d'Arena eccetera, la vedete anche stagliarsi, perché abbiamo detto questo, come altri castelli, ma questo in particolare domina la città perché i nemici andavano guardati e controllati. Anche angoli nascosti qui al castello d'Albertis, qui alle mie spalle c'è la sala nautica e chissà che in questi anfratti il fantasma non si diverte a giocare a nascondino e a nascondersi o apparire e scomparire quando lo ritiene più opportuno. Ecco, l'architetto d'Albertis, che sapientemente sapeva mixare gli stili, diede a questo castello un gusto particolare, mischiò lo stile medievale con lo stile dei palazzi fiorentini e anche di quelli valdostani, quindi qui dentro c'è un po' di tutto, potremmo dire che ce n'è per tutti i gusti, insomma. Il castello d'Albertis fu edificato sui resti delle antiche fortificazioni trecentesche rinforzate nel XIX secolo. La torre a pianta quadrata era stata sostituita dal bastione cinquecentesco dagli ingegneri Graziani e Francesco Parodi, con il supporto degli scultori Allegro e Marco Aurelio. Sì, insomma, per i genovesi lo sanno benissimo, chi invece ci vede e ci segue da altre parti d'Italia o del mondo deve sapere che qui siamo veramente, potremmo dire di essere fra cielo e terra e mare, cielo, mare, terra e collina, perché come dicevo prima siamo sulla antica collina di Monte Galletto, quindi insomma si vede il mare, abbiamo detto tutto, il mare è la storia di questo castello, il mare è la storia di Genova, il mare ha portato ospiti desiderati e non. Il nostro Enrico d'Albertis, Enrico Alberto d'Albertis per la precisione, come ho detto svariate volte, donò questo castello alla città di Genova, ma decise di fare l'inaugurazione nel 1892, che non era una data a caso, non c'era ancora l'Expo, però erano i 400 anni dalla scoperta dell'America. Forse lui non sapeva, o forse magari ci ha messo mano anche lui, chissà, perché poi 100 anni dopo, se non faccio male i conti, sarebbe nato appunto la zona dell'Expo di Genova, che tutti adesso i turisti possono ammirare, è diventata una zona molto commerciale, molto anche frequentata. Quindi 400 anni dopo la scoperta dell'America, quindi sempre il mare c'entra, il nostro amico d'Albertis, che non era uno che faceva le cose a caso, mi stavo chiedendo come ha fatto l'inaugurazione, se aveva delle damigelle di corte, se era un PR, se aveva fatto degli inviti su pergamena, chissà, sarebbe stato bello scoprirlo, un PR dell'epoca, chissà se aveva i suoi adepti che facevano i PR. I bastioni, un castello che è stato ristrutturato per un po' di anni, ha vissuto un periodo di oblio, ad esempio in questo secolo, anzi nel secolo scorso, perché parliamo del 1900, anche se in tardi anni del 900, parlo degli anni 70, il castello fu un po' abbandonato a se stesso, era una bella creatura dimenticata, poi dagli anni 80 in poi c'è stata una giusta e doverosa riqualificazione, anche perché il nostro amico Enrico d'Alberti, secondo me, cominciava a dare segni di non apprezzare troppo. E perché i segni? Perché raccontano, vedete che ogni castello ha le sue leggende, pare che di notte ovviamente succede qualcosa di strano,
c'è una porta, una delle tante porte, adesso non so sinceramente quale, che pare che di notte si apra nonostante sia chiusa a doppia mandata a chiave, e pare che sia proprio il nostro amico Enrico che se la apre va. E anche perché un'altra leggenda, che ora non so se avremo tempo di farvelo vedere, dovremmo andarlo a cercare, ci sia un tunnel sotterraneo che portava appunto si narra che anche dopo la sua morte portasse il nostro amato Enrico D'Albertis, che essendo l'uomo di mare voleva raggiungere la sua nave al porto, che vedete proprio alle nostre spalle, quindi si faceva veramente in fretta, quindi chissà, potrebbe anche essere vero. Quindi insomma, il nostro cominciava a soffrire un po' di questa cosa, e quindi qualcuno ha pensato bene poi di mettervi mano, e vedete che grazie ai restauri, grazie alla, insomma, anche alla curia dei genovesi, vedete anche qui ci sono, vedete, i cannoni non sono casuali, vedete, sono un po' arrugginiti, ma comunque era tutta roba che serviva per difendersi. Dicevo, i genovesi non lasciano nulla al caso, e i genovesi quando occorre mettono mano alle opere d'arte. Adesso questo castello soprattutto è un museo, e il Museo delle Arti, che poi forse se riusciamo andremo a vedere e a curiosare, però intanto è un'opera bellissima, un castello bellissimo, e noi proseguiamo la nostra visita. Sono state effettuate diverse migliorie, dicevamo, nel tempo. Ad esempio, la copertura originale del bastione negli anni è stata sostituita da una copertura di vetro. Questa è una delle tante variazioni, migliorie o no, questo è da verificare, ma del resto il castello comunque aveva già una certa età, quindi andava anche un po', voglio dire, fatto un'opera di restyling, no? E secondo noi anche il nostro amico Enrico la voleva, perché insomma un po' va bene. Però una cosa interessante sul tunnel che non abbiamo detto, che quello che lui usava, pare, per tornare alla sua nave, per eventualmente fuggire da eventuali attacchi, e pare sia stato usato nella Seconda Guerra Mondiale come tunnel di fuga e tunnel sotterraneo. Quindi una storia, un'altra storia legata al castello d'Albertis. Un'altra opera di miglioria, un'altra opera di restauro del castello è stata fatta alcuni anni fa, ed è stato svuotato il bastione originale, il terrapieno, in modo da liberare così le strutture originali del castello, che erano state coperte per tanti anni. Questo sempre pare per volere del nostro, anche a distanza, no? Anche dall'altra parte del mondo, del nostro amico Enrico Alberto D'Albertis. E alzandoci un pochino vediamo, vedi, la lanterna, che è il simbolo di Genova, lo sanno tutti, ma soprattutto era anche un'ennesima prova e un'ennesima porta da attraversare per arrivare nella nostra città. I cannoni che avete visto prima, parlavamo di nemici, in questo caso erano gli austriaci, che in quel frangente storico erano ospiti abbastanza indesiderati, non solo per Genova ma anche per la nostra nazione. E la lanterna appunto oggi serve per le navi, ma allora era anche un modo per avvistare forse le navi nemiche, chissà. Come dicevamo spesso e abbiamo detto più volte, noi siamo in collina e questa è la prova che dalla collina al mare, vedete, sì, potremmo addirittura arrivarci con un doppio carpiato mortale, mortale speriamo di no, ma un carpiato, vedete, poi tra l'altro oggi è una giornata bellissima. E quello che è alle mie spalle, alle nostre spalle, poi la parte, diciamo, moderna, più moderna, perché adesso questa dimora, tra l'altro è una dimora storica, e è considerata tale, ma è soprattutto un museo delle arti contemporanee. Poi parleremo anche di quello in finale di questa nostra mini visita al castello d'Albertis. Ecco, il castello d'Albertis ospita, come dicevamo, il Museo delle Culture del Mondo. Che cos'è questo museo? È un museo in realtà interattivo, perché ospita, è vero, tutti i cimeli che il nostro amico architetto barra capitano d'Albertis raccolse in giro per il mondo. C'è una donna per ogni porto, dicono, anche per i marinai e forse anche per lui, ma qui non ci sono, credo, sue conquiste femminili, anche perché è passato un po' di tempo, però ci sono sicuramente dei cimeli che lui si è portato in giro. Quando si va in giro per il mondo un souvenir ci vuole, insomma. Allora come oggi si tende a portare, chissà se l'ha portato via tutti legalmente o no, però magari si arrabbia, non diciamolo, diciamo che l'ha fatto legalmente, insomma. Contemporaneamente però questo museo ospita delle mostre itineranti che cambiano di volta in volta, perché più che itineranti sono mostre temporanee, insomma ci sono mostre di pittori, mostre di arte varia, e è un modo anche per insomma affinare la propria sete di cultura, non soltanto
vedendo un bellissimo scorcio di Genova. Ecco, tra l'altro questo castello è, diciamo, il gemello del castello Mackenzie, che è leggermente più in basso, e poi avremo modo di vedere anche quello. In finale vi dirò come si può raggiungere questo meraviglioso luogo per chi non arriva da questa città. Nel frattempo ci è anche arrivato da bere, sono bevande d'epoca moderna, diciamo. Io e il mio socio collaboratore Gennaro brindiamo al nostro caro, perché a questo punto credo che ce lo siamo fatti anche amico, insomma, gli abbiamo fatto un bel servizio. In caso contrario, batta un colpo, se non succede niente vuol dire che è stato felice il nostro amico che abbiamo omaggiato, Enrico Alberto D'Albertis, oggi decantato. Molti di voi, dite la verità, anche i genovesi forse non ne sapevano così tanto, anche se poi, ripeto, noi non siamo dei divulgatori, ma siamo dei semplici raccontatori e semplici turisti che si documentano, siamo un po' i vostri occhi e la vostra documentazione. Allora, come raggiungere il castello D'Albertis, che è la cosa più facile, o meglio, la cosa più importante per chi non è genovese, ma anche a volte per i genovesi non è così facile. Allora, ci sono diversi modi di raggiungerlo. Uno è da Piazza Acqua Verde, e non vi tra che inganno questa toponomastica strana. Piazza Acqua Verde è la piazza della stazione Principe, quindi se voi arrivate col treno alla stazione Principe scendete e c'è il famoso ascensore Castello D'Albertis Montegalletto, ed è proprio lì vicino, e arriva proprio qui vicino al castello. Oppure ci potete arrivare tramite l'autobus, ci sono diverse linee, il 36, il 39 e il 40, qui non vi sbagliate, chiedete se siete fuori città, 36, 39 e 40, arrivano tutte da queste parti. Ecco, questi numeri chiaramente, volendo, potete anche giocarveli al 8 o al 9, anche insomma, se volete. Allora, volendo, per chi arriva in macchina, per chi proprio non può fare a meno della macchina, ecco, ci sono due modi. Uno, e questo ve lo dico io, è lasciare la macchina nei parcheggi deputati, che sono quelli del Porto Antico, che sono forse i più comodi, diciamo, più comodi per raggiungere questo luogo, e soprattutto quelli più economici, visto che siamo a Genova. E poi venire con i mezzi che vi ho detto. Oppure, se proprio volete arrivare in macchina e volete arrivare qui, uscite al casello di Genova Ovest, che è il casello principale, il portale principale che porta alla nostra città. Non ci sono nemici, ma solo amici, per fortuna, in questo caso. E poi le indicazioni vi porteranno a Castelletto, in questo caso sul navigatore, ve l'ho detto, mi dite Corso Dogali, perché il castello si trova su Corso Dogali. Che dire, abbiamo detto tutto, credo. Ah, il museo, da buoni genovesi, ovviamente a pagamento, perché altrimenti, insomma, qualcosa bisogna pure guadagnare, quindi tutto il resto è gratis, cioè se dall'ingresso a qui è tutto gratis, ma se volete vedere il museo, quello, un piccolo obolo, sa da pagare, come si dice. E allora anche la nostra sosta è finita, e anche la nostra visita, quasi finita in realtà. Noi ringraziamo questo bellissimo locale, Bonton Bistro, dove anche tutti voi turisti che arriverete potrete trovare conforto, ecco. E quindi questo lo diciamo veramente fuori dai denti, abbiamo bevuto e mangiato benissimo, quindi è un ottimo punto di ristoro. Però adesso vi facciamo vedere l'ultima cosa qui, forse l'ultima cosa, forse non l'ultima, però adesso noi andiamo in un punto veramente molto interessante. Come dire, abbiamo fatto un gesto forse poco cavalleresco, perché l'abbiamo lasciata in fondo, però dulcis in fundo, una gentil dama. Signore e signori, la Venere di Milo, o almeno una copia restaurata, tra l'altro, che è solo qui, credo sia l'unica copia in tutto il mondo, vedete, in tutta la sua possenza, una donna molto fotografata, devo dire, Venere di Milo. E questo invece è il museo del Castello D'Albertis, dove, abbiamo detto prima, sono custodite tutte le meraviglie che si è venuto a portare in patria il nostro amico architetto D'Albertis. Che dire, noi credo che possiamo concludere qui la nostra storia. Io credo di avere una cosa importante da dirvi, ma ve la dico la prossima volta. E allora, dal Castello D'Albertis è tutto, da Luca Cevasco, alla prossima. Bene, cari amici, mentre mi godo il fresco, si fa per dire, del terrazzo, oggi fa caldo,
Vi ringrazio per aver seguito questo videoblog. Ringrazio ancora una volta il nostro grandissimo Luca Cevasco per averci illustrato, mi ricordo un po', come si chiama, adesso non mi ricordo il nome di figlio di Piero Angela, comunque scusate, non lo ricordo, e mi ricordava un po' lui in certe scene dove camminavo, comunque a parte queste mie scemenze che mi partono così. Lo ringrazio veramente per averci spiegato un pochino così anche la storia. Avete visto che bel posto, a due passi dal centro di Genova, cioè una cosa veramente meravigliosa, quindi potete raggiungerlo facilmente, come avete visto anche dall'ascensore di Monte Galletto che arriva proprio alla fine di via Balbi verso la stazione Principe, quindi proprio diciamo uscite dall'ascensore di Monte Galletto e ce l'avete di fronte, più bello di così se muore. Allora, innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e azionare la campanella se volete ricevere i prossimi aggiornamenti dei videoblog che arriveranno, ma anche gli altri video ovviamente. Ringraziandovi di nuovo, nuovamente, per aver visto questo video, vi rimando al prossimo, un abbraccio da Gennaro.